Fatto posso? Solo una semplice domanda. Se volesse spostare. No, solo una domanda. Lei, sindaco, se, sapendo che sei legale, perché sei legale, ma il Green Pass, sei giusto? Solo questa domanda. Sì o no? Allora, No, no, voi, ma solo sì o no? Se è giusto o non è giusto? Cara sindaca Cisin di Monfalcone, tu, cioè io anche ti voglio bene come persona perché ti conosco, però ti ho anche appoggiato anche politicamente, però tu hai preso una posizione che non mi piace sulle manifestazioni democratiche che stanno facendo chi non si vuole vaccinare. È un diritto fondamentale la libera scelta dell'individuo. Non possiamo noi trasformare la libera scelta come faceva Hitler o Stalin. Stalin con i manicomi criminali e Hitler anche, obbligare l'obbligo vaccinale, perché si crea un precedente giuridico che può portare a una limitazione delle libertà, e la libertà è la cosa fondamentale dell'uomo. Cioè i nostri padri, i nostri nonni hanno lottato per avere questi diritti. Tu dovevi assumere una posizione netta, o sì o no. Cioè, quindi dovevi, secondo il mio modesto parere, difendere chi manifesta democraticamente che chi non si vuole vaccinare. Io per esempio mi sono vaccinato, però io sono appoggio pienamente chi non si vuole vaccinare, perché per me la democrazia va difesa in qualsiasi maniera, in modo democratico, perché si inizia da lì, poi si arriva sempre peggio, in delle limitazioni della libertà. Lo stato di emergenza, tu sei meglio di me, è stato prorogato fino al 31 marzo. Quindi tu come sindaca, e tu sei una donna se vuoi che ha gli attributi, quando ti hanno chiesto se eri contraria al Green Pass o no, dovevi dare una risposta chiara e netta. Ho fatto posso? Solo una semplice domanda. Se volesse spostare. No, solo una domanda. Lei, sindaco, sapendo che sei legale, perché sei legale, ma il Green Pass è giusto? Solo questa domanda. Sì o no? Allora No, no, voi, ma solo sì o no? Se è giusto o non è giusto?